Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Questa liturgia, soprattutto con la prima lettura, ci rinnova questa chiamata di essere costruttori della Chiesa. Il Signore Gesù si vuole servire di noi per fare la sua Chiesa più bella, più viva, capace di svolgere la sua missione. E fa questa promessa: mettiti al lavoro perché io sono con te. Ecco, questa antica promessa che fu fatta 2500 anni fa, dicono gli studiosi, nell'anno 520 avanti Cristo, si rinnova oggi per noi. Lavorare per costruire con Gesù la Chiesa del Signore. E il Vangelo ci dice qual è la parte principale di questo lavoro, perché ci parla della vita di Gesù nel suo nucleo centrale, attraverso l'annuncio: il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, morire e poi risorgere il terzo giorno. Questo annuncio ha a che fare anche con la nostra vita, perché il Signore tende a rivivere in noi quello che ha vissuto 2000 anni fa. E attraverso questa presenza di Gesù che muore e risorge, si edifica la Chiesa. Come avviene in noi questa morte e questa risurrezione? Avviene mediante l'atto di fede in Gesù e l'esercizio della carità. La fede in Gesù è una morte all'orgoglio, alla pretesa di salvarsi da soli. E una volta che entriamo in questo contatto con Gesù, Lui ci rende capaci di servire gli altri con amore, con disinteresse. Così viviamo spiritualmente la morte di Gesù e anche la sua risurrezione. Abbiamo la gioia di amare. Ecco, adesso tra poco Gesù verrà in noi come cibo spirituale e ci darà la forza di progredire in quest'arte di amare e nel dare il nostro contributo nell'edificare la Chiesa. Chiediamo anche al Signore di smetterla proprio radicalmente di lamentarci dei difetti degli altri, della Chiesa, che la Chiesa non è così, così, i preti sono così, così, perché andiamo nella strada opposta a quella che il Signore ci chiede. Noi siamo sulla terra per fare la Chiesa più bella, col nostro contributo e con il nostro servizio d'amore al prossimo. Così sia.